Che cosa state facendo per la lotta al terrorismo? Ma si sta tenendo sotto controllo tutta una serie di situazioni che sono molto delicate, naturalmente in via preventiva col lavoro dell'intelligence, per poi comunque avere la collaborazione delle forze dell'ordine quando si tratta di individuare situazioni che iniziano a concretizzarsi in qualcosa di veramente interessante per quanto riguarda l'effettuazione di possibili atti ostili nei confronti dei cittadini, con la collaborazione delle forze dell'ordine e delle procure. Alcuni paesi europei stanno pensando o stanno bloccando Schengen, lei cosa ne pensa? Che Schengen va rivisto, che Schengen è nato in un'altra era, che Schengen al pari di Maastricht sono degli strumenti che sono stati pensati da soggetti che avevano a cuore più l'economia che l'anima vera dell'Europa, quindi i popoli, che sono quindi dei trattati che devono essere completamente riscritti.